Eccoci qua, la terza tappa del nostro tour di oggi. Rimaniamo sul Triangolo Lariano, gentili ascoltatori, e credo che molti hanno visto queste immagini. Ve le facciamo rivedere perché qui siamo proprio sulla sommità del Ghisallo, comune di Magreglio. E comune di Magreglio vuol dire anche due cose specifiche, che sono il santuario e il museo che ha alle nostre spalle. Allora, oggi il sindaco, che è Danilo Bianchi, ha delegato per rappresentare il comune di Magreglio Carola Gentilini, che è la direttrice del museo del Buongiorno a tutti. ciclismo. Buongiorno Carola, il microfono? Ah, ok, Sì, è già scusa, posizionato. scusa, non l'avevo visto. Buongiorno Carola, grazie. E facciamo una prima parte fuori perché poi all'interno c'è un po' di problemi di connessione, ma facciamo vedere che cos'è Magreglio, perché Magreglio è anche questo. Sì, diciamo che siamo proprio davanti ai due simboli È vero. principali e forse più conosciuti al mondo di questo paese, che comunque è un paese molto conosciuto e che ha una grande storia già dalla sua origine e che soprattutto a cavallo degli anni 50 ha vissuto un grande momento, diciamo, di sviluppo e con anche la presenza proprio di personaggi importanti che hanno scelto questa località per trascorrere le proprie vacanze e non solo, Perché sì, beh, anche qui siamo proprio nel cuore del Triangolo Lariano. Qua sopra ci sono anche tante escursioni, e c'è Ci tanto sono che. bellissime escursioni da fare e ricordiamo che proprio qui sopra nasce il Lambro, quindi c'è la Sai che è sorgente del vero? C'hai Lambro e ragione, anche un qua sopra è vero, altro nasce il Lambro, è vero. punto importante dal punto di vista turistico e molto piacevole da fare, con una passeggiata nel bosco molto anche facile da affrontare per tutti e anche interessante andare a vedere dove appunto nasce È un fiume vero. che è noto a Nasce il tutti Lambro e che qua, nasce proprio qui proprio qua sopra sopra. noi. Sì. Ecco, Carola, chiaro, diciamo un'altra cosa importante. Sì, tra l'altro, i nostri amici ci chiedono, la nostra amica Loretta e Clark, se siamo proprio al Museo del Ciclismo. Sì, il Museo del Ciclismo, la nostra amica Carola è la direttrice ed è lì, lo vedete, alle nostre spalle. Adesso andiamo anche all'ingresso e al Museo del Ciclismo è sempre aperto, ci Sì. sono tantissime cose da vedere ed è una idea che poi si è sviluppata di Fiorenzo Magni alla Sì, fine, vero Carola? il museo è stato inaugurato nel 2006 e nasce chiaramente a fianco al santuario che ha Che è una questo? storia molto importante legata al mondo del ciclismo perché dal Perché tutti i ciclisti che 1940 passano, Carola, non c'è. vengono e si fermano, non Cioè, possono non non ce n'è fermarsi uno che non si e ferma. È non vero? entrare, certo. E c'è un motivo molto specifico perché diciamo che questa località è sempre stata molto apprezzata per pedalare, tanto è vero che ci sono delle carte del Touring di fine 800 che segnalano proprio questo percorso da Bellagio al Ghisallo come meta già turistica a fine 800. E poi dal 1905 diciamo, nasce il Giro di Lombardia, ma dal 1919 la salita da Bellagio al Ghisallo è stata inserita nel percorso e dal 1919 ad oggi ogni anno il Giro di Lombardia, che ricordo essere una gara molto importante, la classica delle foglie morte di fine stagione, per tutti gli appassionati di ciclismo sanno appunto che arriva, parte, Ecco, passa pasta per da Bellagio qua e sale, come affronta diceva questa Carola, salita, ecco, sì, sale, che salgono da qua i ciclisti e questo è proprio, questa è la strada che sale da Bellagio e questa è la sommità del Ghisallo, qui dove c'è il Gran Premio della Montagna, salgono qua, salgono da esattamente. qua, ecco. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa, Carola, che vogliamo far vedere ai nostri ascoltatori è che ci sono i busti di grandissimi campioni, Sì, Gino Bartali, che è questo. Poi esattamente. Fausto Coppi, Coppi. il campionissimo, e Alfredo Alfredo Binda, Binda. Ecco, che è loro stato. rappresentano. Poi ce ne sono altri due di là Sì, che. che sono i due sacerdoti, i due don che sono stati di grande riferimento proprio per far crescere anche la nomea di questo santuario legato al mondo del ciclismo, perché è stato proprio Don Diganò a richiedere nel 1949 che la Madonna del Ghisallo fosse riconosciuta come protettrice dei ciclisti. Ha avuto, penso, un'idea molto lungimirante, proprio anche per ringraziare tutti questi appassionati di ciclismo e campioni che già proprio dagli anni 50 hanno iniziato a fermare, anzi in realtà prima, ma diciamo negli anni 50 proprio è stato questo momento in cui Don Viganò ha pensato di richiedere un riconoscimento
riconoscimento ufficiale e quindi abbiamo una bulla papale di Papa Pio XII dal 1949 con cui si dichiara che la Madonna del Ghisallo è la protettrice dei ciclisti. Hai spiegato tutto perfettamente, il sindaco ti ha delegato, ha fatto benissimo perché ecco, hai spiegato veramente in modo esaustivo che cosa rappresenta, Carola, questa sommità dove siamo oggi, qui a Magreglio, cosa rappresenta per i ciclisti, perché c'è veramente una grande proprio fede anche. Devo dire che negli anni 50 il paese ha avuto veramente un momento di grande fermento, infatti anche già dal sindaco Prevost, che è stato il primo sindaco, diciamo, che poi è stato anche un personaggio molto importante, l'inventore della moviola, quindi questo per dire che Magreglio da quegli anni ha incominciato ad avere anche una frequentazione di persone molto illuminate che sono state sicuramente di grande importanza anche poi per lo sviluppo del paese e anche dal punto di vista turistico ci sono state grandi intuizioni per le quali a Magreglio è diventata insomma sempre più importante nel tempo. Lo vedete, qua siamo alla sommità, questo è il cuore per così dire di Magreglio e appunto con Carola che è stata delegata appunto dal sindaco Bianchi abbiamo fatto questo excursus. Allora, tra l'altro ci troviamo sul Belvedere Romeo che richiama l'Alfa Romeo, perché Nicola Romeo, il fondatore di questa grande casa automobilistica, ha una casa qui a Magreglio. Quindi è dedicato a lui questo Belvedere. Sì, adesso tra poco vi facciamo vedere anche cosa si vede sotto qua, è bellissimo. Prima però, Carola, in maniera molto anche discreta, ma vorrei proprio approfittare della tua cortesia, ecco qui è l'ingresso del santuario patrono, come hai detto, con bolla papale, dei ciclisti, e qui c'è di tutto all'interno. Sì, perché negli anni poi i vari frequentatori del santuario hanno iniziato a donare, proprio come ex voto, tanti oggetti in dono alla Madonna, per cui la chiesa in sé è diventato quasi un piccolo museo di grandi cimeli importantissimi legati al mondo del ciclismo. È vero. Facciamo solo vedere un attimo, ecco, questo è l'interno. E ci sono veramente dei pezzi incredibili di grandi campioni che anche appena citato, come Coppi e Bartali, ad esempio, proprio questo. Le prime biciclette del Tour de France di Coppi e Bartali, ci sono numerose maglie anche. C'è una devozione veramente incredibile qui, ecco, questo veramente lo facciamo, ripeto, con massimo rispetto, però volevo farvela vedere perché è sicuramente qualcosa di meraviglioso, di davvero magico. Approfitto della tua cortesia, Carola, ci dirigiamo verso questa struttura che tu dirigi, c'è anche il presidente Molteni qua con noi, ecco, Museo del Ghisallo, che poi alla fine, qui ci sono dei cimeli, è vero, hai ragione, però anche qua da voi c'è di tutto e di più. Dalla creazione del museo, la collezione è stata creata e è cresciuta moltissimo con tantissime donazioni, quindi come molti ci chiedono, i cimeli che noi abbiamo non sono i cimeli del santuario, salvo il fatto che ci sono sicuramente momenti in cui si collabora e quindi c'è un prestito reciproco di oggetti, però la collezione che è stata creata all'interno del museo è una collezione che è stata proprio generata nel tempo grazie a donazioni. C'è anche questo monumento. Penso che sia uno dei monumenti più fotografati come le mani di Como che portano in stazione, presente. Ecco, anche questo devo dire di sì, spiegalo, Carola. Sì, questo è un monumento che è proprio dedicato al significato di quello che può succedere nel mondo agonistico e nello specifico nello sport del ciclismo, che quindi c'è il momento della vittoria ma c'è anche il momento della caduta. Però l'importante è sempre non mollare mai, rialzarsi e continuare a gareggiare e a combattere per la vittoria. E poi qui appunto c'è una sorta di preghiera che richiama quello che è stato il mondo della bicicletta. Sì. Questo veramente tanta roba, grazie appunto Carola per averci spiegato anche questo monumento, e a questo punto senti, poi entriamo e registriamo un pezzettino così facciamo vedere anche ai nostri ascoltatori
che magari ancora non lo conoscono, che cos'è il Museo del Ciclismo ed è aperto sempre per tutta questa... Sì, siamo aperti da marzo a novembre tutti i santi giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30, anche a Ferragosto. Ah, anche a Ferragosto? Anche a Ferragosto siamo aperti, facciamo a Ferragosto ci concediamo un'ora di pausa, ora di pranzo, però no, comunque eccolo qua. Questo è il Museo del Ciclismo del Ghisallo, che merita veramente una visita. Ogni volta che entri sembra di andare a Gardaland, è bellissimo, ovviamente se ami il ciclismo, chiaro. La nostra amica ci ricorda che oggi è l'anniversario della vittoria di Fabio Casartelli alle Olimpiadi di Barcellona 92, giusto? È vero, ricorre proprio quest'oggi, quindi un pensiero anche a Fabio, che purtroppo non c'è più e che però vi ha lasciato anche lui, vero? Sì, come tanti altri. Abbiamo infatti all'interno del museo una maglia e una bicicletta. Anche la bicicletta di Fabio Casartelli. Sì, proprio utilizzata alle Olimpiadi, era la bicicletta di scorta, è stata donata dalla famiglia al museo proprio per ricordare e onorare la sua figura. Direttrice, senti, chiudiamo il Ghisallo, il Magreglio, il Ghisallo è anche questo, è anche turismo, perché ci sono anche tanti alberghi, ovviamente, sì, strutture ricettive, e però abbiamo una vista è la Grigna. Esatto, quindi del Lecchese, noi siamo praticamente sul promontorio di Bellagio. Sopra Bellagio, triangolo Lariano, quindi siamo proprio sul colle sopra Bellagio. E come potete vedere da questo punto abbiamo questo panorama bellissimo delle montagne, della Grigna, della Grignetta, e ci affacciamo sul lato appunto lecchese del lago di Como. Esatto, perché quello che vedete di fronte a noi è appunto il lato, come ha detto Carola, lecchese del lago. Qua sotto c'è Civenna prima e poi Bellagio. Esatto, il paese che si vede di là è Lierna, che ce lo chiedono sempre. Esatto, è Lierna quello, sì, hai anticipato, sì, brava sì, Carola. Esatto. Va bene. È un territorio che è naturalmente raggiungibile in macchina, ma che vi consiglio anche di scoprire in bicicletta. Cioè, è un'occasione per ricordare, ovviamente non potevo che non suggerire questa cosa, però anche dal punto di vista turistico tantissime persone ci raggiungono proprio in bicicletta, tantissime anche sono le attività di noleggiatori. Stamattina tanti turisti stranieri che arrivano, si fermano, guardano, curiosano, vengono. Sì. Cioè, e vi assicuro che arrivano da tutto il mondo, quindi soprattutto anche alle persone che abitano qui sul posto, nel territorio. Se non ci siete mai stati, vi invito veramente Venite almeno una volta, ne vale la pena. Ne vale veramente la pena. Tra l'altro mi diceva il sindaco di Sormano poco fa, ma è detto che poco tempo fa ha incontrato un coreano in bicicletta che gli chiedeva dove era il muro di Sormano. Quindi vedi che alla fine, Carola, tutto ruota importante intorno al ciclismo. Sì, sì, guardate, l'anno scorso da noi sono entrate, il numero di visitatori non è elevatissimo, ma è di grandissima qualità come provenienza, perché sono oltre 80 le nazioni che hanno varcato la soglia del museo. Quindi, ed eccolo qua. Da tutto il mondo, veramente, dal Sudafrica, abbiamo tantissimi australiani, americani. È vero, si fermano da tutto il mondo, questo è importante, sì. È un museo internazionale, questo è il museo che appunto dedicato agli appassionati delle due ruote, al ciclismo, che rappresenta Magreglio nel mondo, quindi il sindaco giustamente ha pensato anche di far vedere queste due, che sono vicine, il santuario e poi il museo del ciclismo. Sono proprio uno di fronte all'altro. Chiudiamo e poi vi faccio vedere uno spaccato all'interno con il busto, Carola, del nostro fondatore. Del fondatore, sì, ecco, Lorenzo Magni, che è stato un grandissimo campione di ciclismo dell'epoca di Coppi e di Bartali. E lui ha voluto fortemente questo museo. Museo. Sì, sì. So che ha lottato contro tutto e tutti. Sì. Ce l'ha fatta, bravo Fiorenzo. Ce l'ha fatta e non smetteremo mai di ringraziarlo, perché ha lasciato veramente quello che lui amava chiamare la casa dei ciclisti. È vero. Molti hanno suggerito di dedicargli il museo come nome. Lui non ha mai voluto e ha lasciato proprio indicazioni di non dare il suo nome al museo, perché ha sempre voluto che questo fosse la casa dei ciclisti, cioè fosse veramente il luogo in cui si racconta la storia del ciclismo a 360 gradi. Quindi non lui lo avrebbe potuto fare, varie ragioni, visto che ha vinto 3 giri d'Italia, 3 giri delle Fiandre, insomma è stato un grande campione.
e abbiamo anche molte cose dei suoi oggetti che ha utilizzato, che gli sono appartenuti, ma ha sempre chiesto esplicitamente che questo posto fosse. Una persona di grande umiltà, di grande generosità, ma anche grande umiltà. Allora, grazie direttrice. Ripeto, come ha detto Carola, se non ci siete mai stati, il Triangolo Lariano, non solo Magreglio, ma anche i paesi che abbiamo visto prima, e Barni, e Sormano, e Caglio, e Rezzago, vi aspettano, ne vale davvero la pena. Grazie e ricordo che è stata appena attivata anche una nuova navetta, è una bus navetta che collega Oliveto Lario, Bellagio con Magreglio. È un nuovo accordo che è stato siglato proprio pochi giorni fra i sindaci e che sarà attivo, è una navetta sperimentale dal 1 di agosto fino alla metà di settembre e cercherà di integrare una serie di corse per coprire i buchi che purtroppo ci sono legati agli orari dei mezzi pubblici. Ecco. Quindi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare i sindaci perché è veramente un servizio secondo me che sarà molto utile e che permetterà a tante persone in più di poter salire e visitare. Tanti poi, come fa il signore, vengono con la bicicletta perché al Ghisallo non si può venire con la bicicletta, non si può non venire con la bicicletta. E quindi ovviamente prego, hello, buongiorno. Grazie direttrice, sei stata una splendida oratrice, grazie, ci hai presentato Magreglio e adesso poi registriamo un pezzettino che facciamo vedere, molto volentieri, giusto per far vedere che cosa c'è all'interno. Ciao grazie, Carola. Ciao.